Mi aveva chiamato per cambiare l'economia del mio paese, cioè ritornare a
condizioni di sovranità monetaria e di flessibilità del cambio, e poi nel giro di 3 mesi mi avevano mandato via perché aveva cambiato completamente idea e si era appiattito sulle posizioni europee di Cardi e di altri personaggi. Quindi in sostanza, dopo il 92, la riduzione la caduta delle obbligazioni pubbliche in termini di tassi di interesse, si apre la fase preparatoria dell'euro. Per attirare gli europei in questa esperienza, in sostanza l'Europa viene divisa in 2 parti. La parte mediterranea, compresa l'Italia, che doveva soprattutto crescere come consumi, ma doveva deindustrializzarsi e indebolirsi come produzione. Quindi l'occupazione produttiva doveva essere confermata nei paesi del nord Europa, mentre i paesi del sud Europa avrebbero avuto una garanzia di mantenimento del livello dei consumi. Quel sistema saltò nel 2001, quando inizia la vera e propria crisi dell'economia reale, perché il sistema della globalizzazione non poteva reggere, in quanto basato sull'aumento delle esportazioni di tutti i paesi, condizione ovviamente impossibile da realizzare simultaneamente. Quindi nel frattempo era stata abolita la legge Glass-Steagall, quindi era stata ripristinata la Banca Universale, che aveva contribuito negli anni 20 poi alla crisi del 29 e alla crisi degli anni 30, cioè in sostanza la banca universale prende la valuta dei depositi, dei conti correnti, delle imprese, delle famiglie e anche dell'economia criminale per parte del gioco, e la investe sui mercati finanziari, credendo di guadagnare di più dagli investimenti finanziari di quello che invece non accada nella comune attività di credito, che invece è essenziale per lo sviluppo dell'economia. Quindi nel 2001, iniziando la crisi, i paesi che erano, diciamo, mediterranei, che avevano abboccato a questa divisione di compiti tra produttori del nord e consumatori del sud, vengono immediatamente i IS, o se volete i IS, la seconda I è ovviamente per l'Italia. Nel frattempo le banche, quindi dal 2001, cominciano a produrre derivati e titoli tossici, perché qualche economista, qualche esperto, qualche studioso, qualche centro di ricerca gli dice che nel trimestre successivo ci sarà la ripresa, nel semestre successivo ci sarà la ripresa, nell'anno successivo ci sarà la ripresa. Siamo andati avanti così 12 anni, peggiorando continuamente in termini di sviluppo, per la semplicissima ragione, e ve lo dicono per il 2014, ve lo diranno per il 2015 se ci arriviamo, che non ci sono le condizioni per questa ripresa. Perché l'unica condizione della ripresa è ripristinare la sovranità monetaria e fare investimenti pubblici in disavanzo per far crescere l'economia. Finché non ripristineremo la netta separazione tra le banche di credito ordinario e gli istituti che fanno speculazione sui mercati finanziari, finché non ripristineremo la sovranità monetaria per fare investimenti pubblici in disavanzo e iniziare la ripresa, non cominceranno mai gli investimenti dei privati, perché non vedono possibilità di profitto, quindi gli investimenti privati sono fermi, conseguentemente non ci sarà nessuna ripresa. Ci stanno prendendo in giro da 12 anni. Ma la cosa non è stata indifferente, perché in questi 12 anni le banche, di mese in mese, di trimestre in trimestre, pensando che fosse una questione di breve termine, hanno emesso appunto i derivati, titoli tossici, nell'attesa di un'immediata ripresa. Hanno emesso titoli tossici e derivati per circa 4 milioni di miliardi di dollari. 4 milioni di miliardi di dollari è 50 volte il PIL mondiale. Perciò quando poi vengono a fare le bucce agli stati perché hanno un debito che è 1,2, 1,3, 1,4 del loro PIL, ma di che cosa ci vengono a raccontare? Se a livello mondiale la finanza è 50 volte la produzione mondiale, quindi anche questa è un'altra grande presa in giro, i debiti. E andiamo avanti. Arriviamo al 2013. Nel 2013 realizziamo che sono
fatto è che, questo lo sappiamo dal 2008, però succedeva anche prima, la massa della liquidità che entra dentro le banche, portata dall'economia criminale, dalle famiglie e dalle imprese, è diventata di meno della massa della liquidità che le banche stesse, come operatori finanziari speculativi, perdono sui mercati finanziari. Quindi c'è una crisi di liquidità, manca completamente la liquidità nelle nostre tasche per fare investimenti produttivi, per fare funzionare i servizi pubblici, e invece c'è uno spreco a livello mondiale di risorse che non si era praticamente mai visto. Mi ricordo quel dato fondamentale, rapporto tra mezzi finanziari e produzione mondiale di 50 a 1. Adesso viene fuori la proposta di fare un euro mediterraneo più debole e un euro, mantenere l'euro oppure un euro del nord. Ora il punto è questo: nel 1992 a Maastricht si riunirono per decidere i famosi parametri e venne fuori quella stupidaggine del rapporto tra disavanzi pubblici e il PIL di ciascun paese che non doveva superare il 3%. Perché una stupidaggine? Perché in condizioni di sviluppo il 3% può essere anche troppo, ma in condizioni di crisi economica il 3% non serve per iniziare la ripresa, come stavo cercando di dire prima. Quindi in sostanza quelle previsioni che erano alla base degli accordi di Maastricht erano completamente infondate, perché poi in effetti negli anni successivi non abbiamo avuto un minimo di crescita del PIL del 2-3% come era stato previsto da quelli che hanno firmato i trattati e gli accordi di Maastricht, ma siamo andati sempre peggio, mantenendo quel parametro che ovviamente quasi nessun paese ha potuto rispettare. Se l'euro fosse stata un'operazione, diciamo così, in buona fede di questi governanti che volevano riunirsi per avere una moneta comune, eccetera, l'unico parametro che aveva un senso introdurre era quello di un'autorizzazione europea in euro per fare investimenti in disavanzo ciascun paese in base al tasso di disoccupazione che presentava. Quello sarebbe tuttora un criterio possibile al limite per recuperare, non dico la sovranità diretta degli stati, ma almeno avere una vera moneta, quale l'euro non è, perché non potendo essere speso in disavanzo non è una vera moneta. Allora, il problema è questo: alcuni economisti, anche italiani, economisti di grande valore, hanno appoggiato questa proposta, ma piccolo particolare, questa proposta è sorta nella Confindustria tedesca ed è stata accettata dai servizi francesi. Allora mi domando, com'è possibile che questo euro, nato sul presupposto di deindustrializzare l'Italia e soprattutto il nord dell'Italia, adesso improvvisamente ammette che ci sia questa valutazione che renderebbe l'Italia troppo competitiva nei confronti della Germania? E quindi l'unica soluzione è quella di spaccare in due l'Italia, cioè l'unico modo per fare un euro mediterraneo svalutabile nei confronti di un euro forte che rimane tale è quella di spaccare in due l'Italia, l'Italia del nord dato la Germania e l'Italia del sud rimane con gli altri paesi mediterranei. Valutate voi questa soluzione, noi italiani non credo che la desideriamo, ma comunque va votata per capire anche l'assurdità di certe proposte. Quindi o l'euro diventa una vera moneta e quindi fa investimenti in disavanzo per acchiappare la ripresa, oppure bisogna assolutamente, il primo possibile, tornare alle monete nazionali e alla sovranità nazionale con le monete come si dice. La Germania, per esercitare un ruolo di leader in Europa, deve anche accettare quelli che sono i prezzi di questa condizione, e cioè deve accettare di esportare di meno, di importare di più, facendo crescere i propri salari e stipendi interni. In questo modo aiuterebbe i paesi europei ad esportare verso la Germania e li esporterebbe di meno verso i paesi europei. Ma siccome la Germania non è pronta a un concetto del genere, non c'è nessuna speranza di salvare l'euro, o se volete
finché la Germania non fosse pronta a un passo del genere, non ci sarebbe nessuna possibilità di salvare l'euro, conseguentemente dobbiamo salvare noi stessi, i nostri figli, le nostre vite e tornare alle economie nazionali. Ultima considerazione, gli Stati Uniti d'Europa. Gli Stati Uniti d'Europa sono un'utopia, sono una cosa impossibile. Quello che invece noi potremmo pensare è una confederazione di Stati sulla base dei principi del Trattato di Westfalia, cioè ogni paese cerca di rispettare il vicino, quello che io ti faccio è quello che desidero che tu faccia a me. Quindi dobbiamo, come dire, arrivare, scusatemi l'espressione, non sono un politico, dobbiamo arrivare a un nazionalismo buono, a un nazionalismo altruistico, a un nazionalismo egualitario, cioè tutto il contrario di quello che sta emergendo anche in Italia presso movimenti estremisti di destra, che però finiranno per vincere la partita se nel frattempo i popoli democratici non riacquisteranno la loro sovranità, la loro libertà, il loro potere. In alternativa a ciò, alla riconquista della sovranità nazionale e democratica da parte dei singoli popoli, non c'è la sopravvivenza dell'euro, c'è la vittoria delle forze di estrema destra.